Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiani, questo è Leggiamo la Bibbia insieme, noi siamo qui per leggere la scrittura, la parola del Signore, noi siamo nei libri dei numeri e continueremo questa mattina leggendo questo libro, questo tempo di viaggio lungo il deserto, mentre il popolo si dirige verso la terra promessa. Molte cose già sono accadute, noi siamo ora in questa giornata, leggeremo il capitolo 30 e il capitolo 31, quindi oggi giovedì 22 di aprile del 2021. Dice così la parola del Signore. Mosè parlò ai capi delle tribù dei figli di Israele e disse: questo è l'ordine dato dal Signore. Quando uno avrà fatto un voto al Signore o avrà con giuramento assunto un solenne impegno, non verrà meno alla sua parola, ma metterà in pratica tutto quello che ha promesso. Così pure, quando una donna ancora giovane e nella casa di suo padre avrà fatto un voto al Signore e avrà assunto un solenne impegno, se il padre, avendo conoscenza del voto di lei e dell'impegno che ha assunto, non dice nulla a questo proposito, tutti i voti di lei saranno validi e saranno validi tutti gli impegni che ha assunto. Ma se il padre, il giorno che ne viene a conoscenza, le fa opposizione, tutti i voti di lei e tutti gli impegni che avrà assunto non saranno validi. Il Signore glieli condonerà perché il padre ha fatto opposizione. Se si sposa mentre è legata da voti o impegnata da una promessa fatta alla leggera, solo con le labbra, se il marito viene a saperlo e il giorno che ne è informato non dice nulla, i voti di lei saranno validi e saranno validi gli impegni che lei ha assunto. Ma se il marito il giorno che ne viene a conoscenza le fa opposizione, egli annullerà il voto che lei ha fatto e la promessa che ha proferito alla leggera per la quale si è impegnata, e il Signore glieli condonerà. Ma se il voto di una vedova o di una donna ripudiata, qualunque sia l'impegno che ha assunto, rimarrà valido. Quando una donna nella casa di suo marito farà dei voti o si legherà con un giuramento, e il marito ne avrà conoscenza, e se il marito non dice nulla e non le fa opposizione, tutti i voti di lei saranno validi. E saranno validi tutti gli impegni che avrà assunto. Ma se il marito, il giorno che viene a saperlo, gli annulla tutto ciò che le sarà uscito dalle labbra, siano voti o impegni che ha assunto, non sarà valido. Il marito lo ha annullato e il Signore glielo condonerà. Il marito può convalidare o annullare qualunque voto e qualunque giuramento per il quale la moglie si è impegnata a mortificare la sua persona. Ma se il marito giorno dopo giorno non dice nulla in proposito, egli convalida così tutti i voti di lei e tutti gli impegni che la moglie ha assunto. Li convalida perché non ha detto nulla a questo proposito il giorno che ne ha avuto conoscenza. Ma se li annulla qualche tempo dopo averne avuto conoscenza, sarà responsabile del peccato della moglie. Tali sono le leggi che il Signore prescrisse a Mosè riguardo al marito e alla moglie, al padre e alla figlia, quando questa non è ancora sposata in casa di suo padre. Ora leggeremo Numeri capitolo 31, parola del Signore. Poi il Signore disse a Mosè: vendica il male che i Madianiti hanno fatto ai figli di Israele. Poi sarai riunito ai tuoi padri. Allora Mosè disse al popolo: mobilitate fra voi degli uomini per la guerra e marcino contro Madian per eseguire la vendetta del Signore su Madian. Manderete alla guerra 1000 uomini per ciascuna tribù di Israele. Così furono forniti dalle schiere di Israele 1000 uomini per tribù, cioè 12.000 uomini, armati per la guerra. Mosè mandò alla guerra quei 1000 uomini per tribù con loro Fineas, figlio del sacerdote Eleazar, il quale portava gli oggetti sacri e aveva in mano le trombe squillanti.
Essi marciarono dunque contro Madian, come il Signore aveva ordinato a Mosè, e uccisero tutti i maschi. Uccisero pure con tutti gli altri i re di Madian, Evi, Rechem, Sur, Cur e Reba, 5 re di Madian. Uccisero pure con la spada Balaam, figlio di Beor. E i figli di Israele presero prigioniere le donne di Madian e i loro bambini, predarono tutti i loro bestiame, tutte le loro greggi e ogni loro bene. Appiccarono il fuoco a tutte le città che quelli abitavano e a tutti i loro accampamenti. E presero tutte le spoglie e tutta la preda, gente e bestiame. Poi condussero i prigionieri, la preda e le spoglie a Mosè, al sacerdote Eleazar e alla comunità dei figli di Israele accampati nelle pianure di Moab, presso il Giordano di fronte a Gerico. Mosè, il sacerdote Eleazar e tutti i capi della comunità uscirono per incontrarli fuori dal campo. Mosè si adirò contro i comandanti dell'esercito, capi dei migliaia e capi dei centinaia, che tornavano da quelle spedizioni di guerra. Mosè disse loro: «Avete lasciato la vita a tutte le donne? Ecco, sono esse che, per suggerimento di Balaam, trascinarono i figli di Israele all'infedeltà verso il Signore nel fatto di Peor, per cui il flagello scoppiò nella comunità del Signore. Ora dunque uccidete ogni maschio tra i bambini e uccidete ogni donna che ha avuto rapporti sessuali con un uomo. Ma tutte le fanciulle che non hanno avuto rapporti sessuali con uomini lasciatele in vita per voi. E voi accampatevi per 7 giorni fuori dal campo. Chiunque ha ucciso qualcuno e chiunque ha toccato una persona uccisa si purifichi. Il terzo e il settimo giorno, questo tanto per voi quanto per i vostri prigionieri. Purificherete ogni veste, ogni oggetto di pelle, ogni tessuto di pelo di capra e ogni utensile di legno. Il sacerdote Eleazar disse ai soldati che erano andati alla guerra: queste sono le disposizioni della legge che il Signore ha prescritto a Mosè. L'oro, l'argento, il rame, il ferro, lo stagno e il piombo, tutte le cose che resistono al fuoco, le farete passare per il fuoco e saranno rese pure, ma saranno purificate con l'acqua di purificazione. E tutte le cose che non resistono al fuoco le farete passare nell'acqua. Vi laverete le vesti il settimo giorno e sarete pure. Poi potrete entrare nel campo. Il Signore disse ancora a Mosè: tu con il sacerdote Eleazar e con i capi famiglia della comunità fa il conto di tutta la preda che è stata fatta della gente e del bestiame. E divide la preda fra i combattenti che sono andati in guerra e tutta la comunità. Dalla parte spettante ai soldati che sono andati in guerra, preleverai un tributo per il Signore, cioè 1 su 500, tanto delle persone quanto dei bue, degli asini e delle pecore. Lo prenderete sulla loro metà e lo darai al sacerdote Eleazar come offerta al Signore. Dalla metà che spetta ai figli di Israele prenderai 1 su 50, tanto delle persone quanto dei bue, degli asini, delle pecore, di tutto il bestiame, e lo darai ai Leviti, che hanno l'incarico del tabernacolo del Signore. Mosè e il sacerdote Eleazar fecero come il Signore aveva ordinato a Mosè. Or, la preda, cioè quello che rimaneva del bottino fatto dagli uomini che erano stati alla guerra, consisteva in 675.000 pecore, 72.000 bue, 61.000 asini, 32.000 persone, ossia donne, che non avevano avuto rapporti sessuali con uomini. La metà, cioè la parte di quelle che erano andate alla guerra, fu di 337.500 pecore, delle quali 675 per il tributo al Signore, 36.000 bue, dei quali 72 per il tributo al Signore, 30.500 asini, dei quali 61 per il tributo al Signore.
e 16.000 persone, delle quali 32 per il tributo al Signore. Mosè diede al sacerdote Eleazar il tributo prelevato per l'offerta al Signore, come il Signore gli aveva ordinato. La metà che spettava ai figli di Israele dopo che Mosè ebbe fatta la spartizione con gli uomini andati in guerra, alla guerra, la metà spettante alla comunità, fu di 337.500 pecore, 36.000 bue, 30.500 asini e 16.000 persone. Da questa metà che spettava ai figli di Israele, Mosè prese 1 su 50, tanto degli uomini quanto degli animali, e li diede ai Leviti che hanno l'incarico del tabernacolo del Signore, come il Signore aveva ordinato a Mosè. I comandanti dei reparti dell'esercito, capi dei migliaia, capi dei centinaia, si avvicinarono a Mosè e gli dissero: «I tuoi servi hanno fatto il conto dei soldati che erano ai nostri ordini e non ne manca neppure uno. Noi portiamo come offerta al Signore ciascuno gli oggetti di oro che ha trovato, catenelle, braccialetti, anelli, pendenti collane per fare l'espiazione per le nostre persone davanti al Signore». Mosè e il sacerdote Eleazar presero dalle loro mani tutto quell'oro in gioielli lavorati. Tutto l'oro dell'offerta che essi presentarono al Signore da parte dei capi dei migliaia e dei capi dei centinaia pesava 16.750 sicli. Ma gli uomini dell'esercito si tennero il bottino che ognuno aveva fatto per conto suo. Mosè e il sacerdote Eleazar, loro dei capi di migliaia e dei centinaia, lo portarono nella tenda di convegno per ricordare al Signore i figli di Israele. Parola del nostro Signore. Io ringrazio Dio per questa giornata e ti invito già per venire con me domani, quando noi, per la grazia di Dio, con fede nel Signore, ci auguriamo di poter leggere la Sua parola per concludere un'altra settimana nella benedizione, nella guida e nella fortezza che noi troviamo nella parola del Signore. Come sapete, questo è Leggiamo la Bibbia Insieme. Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, a mezzogiorno, leggiamo sempre la parola del Signore. Dio ti benedica nel nome di Gesù.